Ciao ragazzi, sono qua al Museo Diffuso di Putignano con Gianfranco e Stefano. Andiamo a vedere questo maraviglioso posto storico di Carnevale di Putignano. Ciao ragazzi, presentati. Sì, siamo in un angolo suggestivo di Putignano, nonché un cosiddetto iuso, se così vogliamo definirlo. Ci troviamo proprio in una delle tappe del Museo Diffuso che Stefano meglio ci spiegherà e abbiamo il piacere quindi di notare anche alcuni elementi caratteristici del Carnevale di Putignano, che sono proprio quelli della carta pesta. Lì abbiamo visto già un piccolo pupazzo, alle nostre spalle ci sono dei pupi in carta pesta rappresentanti proprio anche i nostri politici che attualmente sono anche in campagna elettorale. Abbiamo Renzi, Berlusconi e Salvini. Riguardo il Museo Diffuso, è un progetto che va avanti da 2 anni e che vede quindi Stefano e tante altre persone davvero protagonisti in questo percorso. E io affiderei subito la parola a Stefano, che meglio ci può spiegare tutto l'iniziativa. Grazie per l'intervista. Allora, il Museo Diffuso nasce dall'idea appunto dello stesso discorso dell'albergo diffuso, ovvero consentire al turista di immergersi nella realtà del centro storico e quindi di conoscere la storia del Carnevale, ma vivere al tempo stesso gli ambienti caratteristici. È un'idea che nasce dal Centro Studi di Ricerca sul Carnevale. È un'associazione di docenti universitari e l'obiettivo è appunto quello di raccontare la storia e le origini del nostro Carnevale. In questo caso ci troviamo in una cantina che si può dire che era il bar di una volta, qui si veniva a bere il vino e peraltro siamo in un locale a diversi metri di profondità rispetto al livello della strada, il che consente un certo livello di umidità, che era ottimale per conservare in condizioni buone il vino. Questo locale è dedicato alle propaggini che a Putignano si svolgono il 26 dicembre e che rappresentano l'inizio del Carnevale di Putignano. Le propaggini sono un'occasione in cui appunto i propagginanti, che potremmo definire con un termine attuale degli attori, prendono in giro i politici. Questo mentre oggi, diciamo, grazie ai social network, a Facebook, ognuno può dire la propria tutti i giorni, qui invece, andando indietro nel tempo, era l'unico giorno in cui veniva consentito al popolo, ai contadini, di prendere in giro i potenti senza essere poi soggetti a sanzioni o altro. Quindi è questa la volontà di recuperare tutti questi spazi. Il Museo Diffuso poi si costituisce di altre tappe che riguardano appunto la bottega dei coriandoli, cioè di un artigiano che fabbrica i coriandoli in un locale piccolissimo del centro storico, poi un'altra tappa dedicata al carnevale durante il periodo del fascismo, un'altra tappa ancora sempre nel centro storico dove si può vedere l'evoluzione dei carri allegorici col passare degli anni, e infine la sede della Proloco con la torre dell'orologio. Ok, ma è una viaggio, sto viaggiando nella cultura, sono molto felice e onorata di conoscere questi due ragazzi giovani che fanno questa diffusione meravigliosa della loro cultura. Ragazzi, lasciamo un messaggio di pace a tutto questo mondo che vede che c'è tutta questa confusione, tutti gli italiani, non italiani, un messaggio di pace a tutti i ragazzi, non ragazzi. Niente, infatti il Carnevale, diciamo, da quel punto di vista infonde l'allegria, quell'allegria e la spensieratezza che molte volte oggi servono anche per condurci poi a quella pace che dobbiamo ritrovare e ritrovare noi stessi in primis. Sì, diciamo, il Carnevale, la caratteristica è la diversità. Il Carnevale si basa sulla diversità, sul ribaltamento dei ruoli e quindi la cultura, le tradizioni viste come fenomeno di arricchimento e non come pericolo per la gente. Bom, agora lascio a voi questo messaggio meraviglioso di pace di questo ragazzo, tutto questo cosa stupenda che sono senza parole, sono molto emozionato di stare qua e ci vediamo nell'altro punto turistico. Un bacio a tutti. Ciao, ciao.